Se lo sognava di notte un po'? Qualche volta sì, me le sono sognato. Però alla fine, insomma, ecco, è qua. Il simbolo della rinascita del vetro di Murano. Lucio De Maio ha cominciato a 16 anni a lavorare il vetro a Murano, come il papà e il nonno. È schivo, ma gli occhi gli brillano d'orgoglio nel mostrare il colosso scintillante, restaurato e ricomposto per la prima volta. Alto più di 4 metri, largo 3 alla base, 1182 pezzi, quasi la metà, rinati nelle fornaci veneziane. Azzardo un po' pazzesco questo di salvare il gigante centenario. I vigili del fuoco lo sfilano dallo squarcio aperto nel municipio di Sant'Agostino, in Emilia, dal terremoto del 2012. Una squadra di pronto soccorso messa insieme da Luciano Gambaro, presidente del consorzio Promo Vetro di Murano, tutore dell'autenticità del marchio, lo smonta sotto la pioggia. Diviso in tanti scatoloni, torna sull'isola del vetro con i fratelli più piccoli, curati anch'essi amorevolmente. Erano 4, uno perduto nel crollo. 2 anni e mezzo dopo, il grosso del progetto Luce per l'Emilia-Romagna e per Murano è concluso. Impresa corale, ci tiene a ricordarlo De Maio, 10 aziende coinvolte, senza contare le istituzioni, Ministero dei Beni Culturali in testa e gli sponsor. Le prossime tappe? La presentazione finalmente ufficiale al grande pubblico al Museo del Vetro di Murano, probabilmente a febbraio.